pensieri degli insegnanti sull'origine degli errori nei test in base di quinta primaria di matematica. Allora, nel caso che ci sia ancora qualcuno che non abbia sentito di questo studio, nel senso che ho già pensato... Sì, sì, è lo stesso studio, è lo stesso studio. Ogni seminario in base ne facciamo una presentazione. Ma comunque, è un lavoro iniziato nel 2020 grazie all'Osservatorio sulle didattiche disciplinari della SIRD. Idea molto interessante e bene merita di formare gruppi di lavoro misto, il nostro, quindi siamo ricercatori in pedagogia, didattica della matematica, dell'informatica e insegnanti ricercatori. Abbiamo fatto questo questionario a cui hanno risposto 526 docenti di quinta primaria in varie regioni. Ci sono tre sezioni nel questionario. La prima è sull'insegnamento della matematica, come gli insegnanti interpretano gli item invalsi e i loro risultati. La seconda sezione è per indagare convinzioni e atteggiamenti degli insegnanti rispetto ai test e come questi ultimi si riversano nelle pratiche di insegnamento. La terza sezione sono domande riguardanti la formazione professionale dei docenti, dati personali e di contesto. Allora, l'obiettivo dell'indagine è indagare atteggiamenti e convinzioni dei docenti in merito ai test invalsi, rispetto alle concezioni delle cause degli errori degli studenti e dell'uso dei test nella didattica quotidiana. Si dice tanto, è stato ripetuto anche prima, che studiare gli errori è estremamente utile nella pratica didattica, quindi il nostro scopo è andare a vedere quanto effettivamente gli insegnanti di scuola primaria sono in grado di farlo e lo fanno. Il nostro contributo è in particolare sull'analizzare il grado di consapevolezza che gli insegnanti hanno sull'origine dell'errore, fatto chiedendo ai docenti di ipotizzare perché gli studenti hanno sbagliato. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto quattro diverse domande dei test invalsi di quinta primaria o di primo anno di scuola media, facendo vedere agli insegnanti quali erano la distribuzione delle risposte tra gli studenti e chiedendo a loro come mai. Ad esempio, questa è sul perimetriale, quindi abbiamo una sequenza di rettangoli, chiede come prima cosa di disegnare il quinto elemento della successione nello spazio quadrettato, ogni volta si allarga di 1 e si abbassa di 1. Dopodiché lo studente deve indicare quale delle seguenti affermazioni è vera, quelle che i fogli che abbiamo distribuito. Qui si sta indagando il classico problema di tutte le misconcezioni che ho studiato in letteratura tra area e perimetro delle figure. Viene presentata agli insegnanti una distribuzione di risposte, l'85,8% degli allievi ha risposto correttamente all'item A, disegno successivo, e solo il 35,7% risponde correttamente C all'item B. Da notare, non abbiamo mai chiesto all'insegnante di risolvere il quesito, abbiamo sempre fornito la risposta corretta. Questo anche per evitare che l'insegnante che partecipava al questionario potesse sentirsi chiamato in causa sulle conoscenze disciplinari. È limitato, visto che il focus è sulle pratiche didattiche. Presentiamo le percentuali e poi chiediamo di individuare il motivo. Gli allievi non leggono con attenzione il testo, non conoscono bene le formule, si lasciano ingannare, pensano che se aumenta l'area aumenta anche il perimetro. Lo stesso abbiamo fatto per questi altri. Uno è il problema classico, quello del triangolo non in forma canonica, in presentazione canonica, quando si chiede di tracciare l'altezza da forma verticale. Un problema di geometria, questo sul quadrato regale, un problema sulle caraffe, in cui un po' più algebrico. Il problema è che è saltato fuori che gli insegnanti tendenzialmente fanno fatica a riconoscere qual è la causa dell'errore. Quando parlo di insegnanti intendo gli insegnanti che hanno risposto, per quanto sia abbastanza distribuito il campione non è statisticamente significativo, perché non possiamo dedurre delle risposte sulla intera popolazione italiana di insegnanti. Ad esempio, per ognuna di queste domande abbiamo individuato quella che secondo noi era la risposta corretta. Ad esempio,
in questo è gli allievi pensano che se aumenta l'area aumenta anche il perimetro. Perché gli allievi non leggono con attenzione il testo è la classica risposta che mi do quando... Perché hanno sbagliato? Perché non ho studiato. Gli allievi non conoscono bene le formule per le aree e il perimetro, che è una risposta possibile ma non credibile, perché alla fine della quinta primaria che uno studente non conosca le aree per perimetro, aree e rettangoli è improbabile. Inoltre, sono quadrettate, sono numeri piccoli, si possono contare, perché anche lo studente fragile al limite può contare, col dito le sa ricavare. Si lascia invernare dalla figura, questo possiamo escluderlo per la parte A. Il fatto che siamo in grado, praticamente tutti, l'86%, di fare correttamente il quinto passo della successione, ci mostra che non si lasciano ingannare, sanno benissimo che cosa sta succedendo. E quindi è la misconcezione. Ebbene, se noi andiamo a vedere quanti insegnanti riconoscono quella che a noi pareva, e qui è stato fondamentale l'apporto degli insegnanti ricercatori, la risposta corretta, soltanto l'1% a questi quesiti ha individuato in tutti i quesiti qual era la risposta, la causa che la letteratura scientifica evidenzia come corretta. La maggior parte ne ha riconosciuto uno, due. E questo ci mostra che abbiamo un problema sulla consapevolezza che hanno i docenti sull'origine dell'errore. L'intervento che hanno fatto l'altro ieri, Camilla, Valentina e assistente Eleonora, era sul fatto che gli insegnanti non riconoscono la causa dell'errore, non riconoscono quindi la difficoltà dell'esercizio, ma dicono che usano spesso un esercizio del genere. E quindi usano spesso un esercizio di cui non è chiaro quale sia lo scopo. Noi in particolare, ed è quello che adesso andiamo a presentare, è cosa invece rispondono gli insegnanti che non si riconoscono in nessuna di queste risposte e rispondono altro. Questo sondaggio erano un terzo ha detto il problema è che gli allievi non leggono con attenzione il testo. Allora, questo evidenzia come minimo una non conoscenza della letteratura, in proposito, quindi ignorano che questo è un classico esempio di problema su area perimetro. E inoltre è veramente la risposta da non sa fare l'esercizio perché non ha studiato. Solo il 2% dice che gli allievi non conoscono bene le formule per il perimetro, che ci rassicura, cioè praticamente tutti gli insegnanti trovano questo come scontato. Un altro terzo dice che gli allievi si lasciano ingannare dalla figura. Ma come ho detto prima, il fatto che sappiano rispondere correttamente alla prima parte tende a escluderci questa possibilità di risposta. Infatti è costruito molto bene il quesito, non lo dico come cartazzo benevolenza verso i falsi, ma il fatto che venga prima chiesto di fare questo ci mostra che lo studente ha chiaro la dinamica. E solo un quinto, dice che gli allievi pensano che se aumenta l'area aumenta anche il perimetro. Il 10% invece si prende la fatica in un questionario da 40 minuti di andare a perdere altri 5 per spiegare il motivo. Allora, a questi quattro item abbiamo raccolto un po' di risposte, quindi 35, 27, 28, 11, è chiara la fatica cognitiva con la progressione del questionario. Siamo andati ad analizzare gli altri per due obiettivi. Uno, valorizzare il fatto che se l'insegnante ha preso del tempo per farlo, probabilmente aveva qualcosa da dire. E inoltre anche per avere un osservatorio qualitativo, è il problema delle ricerche quantitative. Le ricerche quantitative si fanno tanti numeri. Solo che con i numeri si rischia di perdere il senso di quello che sta succedendo. Quindi ricerca qualitativa ha il vantaggio che si va a vedere la persona e che cosa e perché la persona dice così. E ricavare così informazioni sulla revisione
del questionario. Allora, quello che chiedo a voi adesso, mentre poi passo la parola ad Anita, è di provare voi. Sì, allora, diamo degli esempi delle risposte date dagli insegnanti. Allora, non sono della slide 11, mi serve, non sono esercizi che in genere i docenti fanno svolgere agli allievi. Hanno un'altra risposta, hanno affrontato in modo marginale problemi come quello proposto, oppure non sono allenati a quesiti di questo genere. Cioè, sono tanti, ne vengo qualcuno, altri, questi sono raggruppamenti di risposte. Gli alunni tendono a dimenticarsi di verificare la risposta data, spesso procedono di impulso, hanno troppa fretta e non si danno il tempo di verificare quello che fanno. Un altro gruppo di risposte, c'è mancanza di attività pratica legate alla geometria, gli alunni non verificano concretamente, non sono abituati a mettere in pratica le conoscenze, non hanno fatto esercizi, esperienze pratiche con il rettangolo di spago. Altre risposte sono del tipo il quesito lo trovo ingannevole, oppure sono domande troppo difficili per questo tipo di per i ragazzi. Ecco, quindi questi erano gli esempi di mai risposte alla slide successiva. Ecco, allora, nel praticamente codificare queste risposte altro, quindi abbiamo lavorato in collaborazione con i due ricercatori, Ottavio, che è di didattica della matematica, Barbara, che è una pedagogista, e io che sono un'insegnante, che ho qualche esperienza di ricerca. Abbiamo preso come riferimento il triangolo della didattica di Chevalier, che propone un modello di sistema didattico su tre punti. Quindi c'è l'insegnante, l'allievo e il sapere ufficializzato, quindi il sapere. Allora, alla luce di questa suggestione teorica, abbiamo ipotizzato tre attribuzioni di causa. Quindi l'errore può essere dovuto agli può essere negli alunni A, nella didattica B e negli invalsi I. Le codifiche, chiaramente, avendo fatto prima separatamente, poi abbiamo condiviso le varie codifiche che avevamo fatto, quelle codifiche che erano incerte le abbiamo contrassegnate come punto interrogativo. Quando all'interno di una risposta dell'insegnante abbiamo, diciamo, rilevato due cause, abbiamo scelto praticamente la precedente. Ecco, facciamo un esempio di attribuzione di causa. Ecco, per esempio, causa didattica. Quando l'insegnante hanno risposto, non sono esercizi che in genere i docenti fanno fare a scuola, o in genere si limitano a richiedere e a far studiare le formule di perimetria d'area. Questa l'abbiamo attribuita alla causa della didattica in aula. Agli alunni non si danno il tempo di verificare la risposta, anche solo contando i quadretti. Causa invalsi, il quesito lo trovo ingannevole, oppure il quesito è troppo, diciamo, difficile per loro. Nella slide successiva, la codifica ha condotto a prendere atto che nei quesiti delle aree e dei perimetri, nei quesiti delle aree dei perimetri e delle caraffe predominava la causa alunni. Nel quesito dell'altezza predominava la causa didattica, nel quesito del pacchetto regalo predominava, appunto, sempre le risposte dei docenti, la causa invalsi. Andiamo all'altra, questo è il quesito dell'altezza di cui parlava prima Ottavio. Nel quesito all'altezza, al quale ha correttamente risposto il 51% degli studenti, e quindi erano presentati con possibili risposte, gli alunni non leggono il testo con attenzione, non conoscono la definizione di altezza, si lasciano ingannare dalla figura o pensano che l'altezza debba essere praticamente verticale, nelle risposte altro, il tag dominante della didattica ha assunto diverse accezioni, quindi abbiamo fatto un po' un'analisi, una classificazione delle risposte rispetto che avevamo classificato come causa didattica. E quindi abbiamo iniziato a vedere che il termine, il tag didattica, assumeva diverse accezioni, quindi didattica
poteva essere intesa come risposta stereotipata delle figure, quindi posizioni fisse delle figure, altezza posta sempre in verticale, figure presenti nei sui libri che sono presentate in modo canonico, ma didattica poteva anche significare con scarso esercizio pratico, non abitudine a disegnare l'altezza, poca manipolazione, il fatto che non si lavori con la riga e con la squadra. Questo lavoro l'abbiamo fatto anche per le altre, però adesso non le mostriamo, vediamo se alla fine abbiamo tempo. Quindi, praticamente è la stessa cosa comunque negli altri analisi, cioè abbiamo aperto la risposta agli alunni, abbiamo aperto la risposta in Balzi, per cercare di andare a capire più profondamente l'origine, il significato di queste cause. Allora, cosa ci porta a dire? La possibilità di aprire le varie voci, in questo caso didattica, e quindi anche le altre cause, ci può dare la possibilità di effettuare degli approfondimenti e di mettere a punto poi in aula delle strategie specifiche e mirate. Quindi è opportuno anche, questo in collegamento con la relazione precedente, fare un approfondimento del linguaggio, per esempio il termine caraffa in quel caso, e con quanto sia conosciuto, se quanto è conosciuto ai bambini, quanto quindi la non comprensione di un termine influisce sulla comprensione, risoluzione del quesito matematico, a questo ci risponderai tu quando analizzerai tutti quanti i test della primaria, perché hai fatto con la secondaria. Ecco, un'altra cosa interessante, però questo è estremamente significativo, questo fatto che capire a fondo il significato dell'errore può poi aiutarci a mettere in atto una didattica mirata. Nel corso dell'attribuzione dei tag si è spesso verificata la discordanza, cioè due ricercatori con l'insegnante, quindi attribuivano una causa diversa. Allora questo ci ha portato, le discordanze poi non sono state praticamente risolte con la maggioranza, ma sono state praticamente elaborate con il consenso, ne abbiamo discusso. Quindi ciò potrebbe suggerire l'importanza di lavorare sempre fianco a fianco, ricercatori e docenti, perché comunque abbiamo un'esperienza e una visione diversa delle cose che possono integrarsi e nel condurre praticamente percorsi comuni, aiutarci anche a vedere nella maniera più completa possibile le situazioni. Ecco. Poi non so se c'è qualche minuto per vedere anche le altre. Allora possiamo mettere anche l'altra, no, era la dopo. Ecco, per esempio qui vedete anche nella risposta causa alunni, quindi si può riferire agli atteggiamenti degli alunni, quando gli insegnanti dicono rispondono velocemente, non contano i quadretti, non verificano la risposta data, rispondono d'impulso, e invece le conoscenze acquisite, quando gli alunni confondono il concetto di area con quello del perimetro, o pensano che aumentando l'area aumenta anche il perimetro, oppure fanno confusione tra area e perimetro, anche se questo discorso delle conoscenze acquisite potrebbe poi, infatti io lo considero nel nostro confronto, più un aspetto della didattica, perché se i ragazzi non hanno acquisito, forse c'è una responsabilità della didattica. Anche nell'altro, rispetto ai Balzi, praticamente le risposte dei docenti nell'altro è la figura in gamma, non si capisce con chiarezza a cosa si riferiscono le frecce, le misure di lunghezza, larghezza e profondità non sono chiare nel disegno, non è chiaro il disegno, la figura delle parti nascoste, le frecce non indicano con precisione, insomma, il modo in cui veniva presentata graficamente la domanda, oppure è nella direzione dell'argomento troppo alto, argomento di terza media, necessità di tempo, calma e tranquillità, per molti bambini è difficile, oppure devono ripetere a mente il percorso dei nastri associato al perimetro, quindi diciamo anche per gli imbassi venivano attribuite, si può aprire la difficoltà che veniva individuata e quindi in qualche modo spezzettata, analizzata. Bene, grazie.